Rientriamo in studio, c'è una notizia che riguarda il ritrovamento di due cani. Questi che vedete nella foto sono stati ritrovati ieri in località Gotra nel comune di Albareto. Per comunicazioni, se li avete riconosciuti, se sono i vostri, se sapete di chi possono essere, magari perché no, se volete adottarli dovete contattare la Polizia Municipale al numero 0525 92 94 51. All'interno dello spazio del micro nido, la tana degli scoiattoli in via Piave a Borgotaro, domani c'è un appuntamento per i bambini da 0 a 4 anni accompagnati da adulti. È preferibile che i bimbi siano inseriti in servizi educativi per partecipare a questo incontro e che inizia alle 16:30 e si concluderà alle ore 18:30. È un momento di lettura animata, laboratorio e spazio gioco. Ed eccoci allo spazio Ausle Informa di questa settimana. Parliamo dello sportello informativo rivolto alle piccole e medie imprese, ormai operativo. Come già annunciato dalla nostra emittente, nel distretto Vallitaro e Ceno l'azienda USL apre lo sportello informativo rivolto alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi e agli artigiani, dove è possibile ricevere ogni utile informazione relativa alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. I tecnici dell'azienda sanitaria sono a disposizione ogni giovedì dalle 14:30 alle 16:30 in base alle esigenze dell'utenza nella sede di Borgotaro in via Benefattori numero 12 o in quella di Fornovo in via a Solferino al 37. Il servizio è totalmente gratuito e per accedere è necessario concordare l'appuntamento scrivendo all'indirizzo spsal-borgotaro@ausl.pr.it o telefonando al numero 0525 970 324 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. E con Ausl Informa di questa settimana è tutto. La scuola dell'infanzia Casa del Fanciullo informa tutte le famiglie interessate all'iscrizione per il prossimo anno scolastico 2015-2016 che domani alle 16:30 si terrà un incontro presso il salone della scuola. In quell'occasione il personale docente sarà a disposizione per far conoscere la struttura e fornire informazioni sull'organizzazione della stessa. Inoltre le domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico potranno essere presentate presso la segreteria della scuola che si trova in piazza 11 Febbraio a Borgotaro dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. Vi ricordo che le iscrizioni si aprono il prossimo lunedì 19 gennaio e si chiuderanno venerdì 30 gennaio. E ora ancora ricordi dalle festività natalizie. Chiudiamo forse davvero, anche non so se abbiamo ancora qualche servizio relativo appunto alle festività, sicuramente con Bedonia, però chiudiamo con il concerto riuscitissimo e davvero molto apprezzato che la banda, la Glenn Miller Band, ha tenuto. È stata una serata piacevole e non solo dal punto di vista musicale quella che la Glenn Miller Band di Bedonia ha regalato al numeroso pubblico che ha affollato la palestra teatro di Via dell'Edda per assistere al tradizionale concerto natalizio. Una serata con il corpo bandistico a ranghi quasi completi che il palcoscenico sembrava non riuscisse a contenere per intero, tanti sono ormai diventati i componenti. Dimostrazione di una realtà in continua crescita che ha confermato l'importanza che riveste nel tessuto sociale bedoniese. La serata è partita con un ringraziamento da parte della banda verso le istituzioni, ma quello che penso io è che
sono le istituzioni a dover ringraziare in realtà come la banda di Bedonia, ma non solo per Bedonia, è proprio una realtà che andrebbe riconosciuta a livello nazionale, l'impegno che mettono le persone per creare queste organizzazioni, che può essere la banda in questo caso, e a Bedonia è una realtà viva e veramente di esempio per tante altre, ma come per tutto non si può mettere da parte la voglia e la volontà che hanno questi ragazzi, il maestro in primo, ma le famiglie, di fare qualcosa per il loro paese, per i loro ragazzi, di tenerli uniti, di farli lavorare. Insomma, è una realtà che non solo non va ignorata, è una realtà che va aiutata come è possibile, quando è possibile, cioè sempre. L'esibizione è stata come sempre di alto livello, comprendendo anche pezzi cantati in cui la banda ha accompagnato la vocalist Letizia Brugnoli, nonché l'esecuzione di alcuni brani composti dallo scomparso musicista borgotarese Bruno Aragosti. Il repertorio di stasera è stato vario, variato, e ha toccato tutta la gamma delle emozioni umane, dall'allegria alla nostalgia al romanticismo, e questo anche grazie all'apporto che ha dato la musica del maestro Aragosti, che è stato ricordato questa sera come uno dei grandi della nostra musica, ma non solo della Valtaro, ma in generale. È stato un susseguirsi di emozioni, di alti e bassi, di malinconia, di lacrime, di sorrisi, di allegria. Era impossibile tenere ferme le spalle, la testa, insomma, ricordare veramente. Questa sera forse si è superata la nostra banda e ha fatto veramente il massimo in una serata così. In un'ora ci ha regalato tutto. Le previsioni del tempo per domani, giovedì 15 gennaio, ci dicono che il cielo sarà in prevalenza coperto per tutto il giorno e su tutta la regione, con deboli precipitazioni sui rilievi occidentali, visibilità limitata da foschie, le temperature minime stabili tra 1 e 5 gradi, le massime in leggera flessione, valori tra 8 e 14 gradi, valori sempre ovviamente molto superiori alla media stagionale del periodo, i venti saranno deboli variabili. Vi lascio con la programmazione serale di RTA che comincia alle 20.35 con In TV i piaceri della vita, segue alle 21 l'Italia chiamò, alle 22 il TG e alle 22.30 Ballo che sballo in TV. E con questo è tutto, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di serata, a domani.